Buonasera e benvenuti amici di Fanera Campo Sport City, dove è tutto pronto per il match fra la selezione romana, vincitrice del girone Longarina, e l'Utor, terza classificata nel proprio girone e che ha battuto la Dia Solution per approdare agli ottavi di finale dei playoff. Si appresta una lunga rimessa con le mani Luthor, che però sbaglia, affidando la sfera ai giocatori della selezione romana. La verticale di destino improvvisa e poi il tocco morbido da un'indecisione. Arriva il gol della selezione romana 1-0. Parte ora il tiro respinto. La palla però rimane là. La conclusione da due passi. Vincente acciuffa il pareggio. Luthor con un gol fortunoso. 1-1 il risultato. Su quella fascia un 1 contro 1, poi il tiro cross, la respinta del portiere avversario. Zizza la percussione centrale, poi allarga per Rolli. Rolli il tiro sull'esterno della rete. Ancora Morelli riceve palla, spalla alla porta, molto lontano dalla porta avversaria. Associ subito una conquista di pallone letale del Luthor, che si porta in vantaggio sul 2-1 con la conclusione vincente di Totaro. Errore madornale della selezione romana. L'anticipo di Gresta. L'ha già testa per Pettorelli con il controllo, tenta di saltare un uomo. Pettorelli, il destro! Esploso dalla distanza. Bene, il portiere avversario in due tempi. Morelli che batte subito la palla in direzione di Remetti. Ancora Morelli per Remetti. La conclusione. Tutta l'azione di prima, fantastica, fra il numero 11 e il numero 7. Poi il gol di Remetti. Pareggio della selezione romana al 25esimo. Todaro difende bene la sfera con il fisico, la gira poi sulla sinistra. Può salire Luthor. L'uno contro uno e poi il tiro cross. Pericoloso. E la palla sfila. E ancora però la selezione romana in possesso del pallone. Arriva un sinistro fantastico, a distanza siderale. Un bolide imprendibile per Bucci. Il risultato cambia ancora. 3-2 per la selezione romana. La selezione romana, il cambio di gioco su Napoleone, il controllo, poi il tiro, palo, palo clamoroso, grande giocata del numero 11, il cross steso, respinto, ma arriva ora il triplice fischio. Il direttore di gara dice che basta così, vince la selezione romana 3-2, può continuare così il sogno promozione. Ad attenderlo nel prossimo turno ci sarà l'Atletico Fiumicino. Finisce invece qui l'avventura del Luthor, sconfitto per 3-2.